Ciao ragazzi, io viaggio in treno per l'Italia da quando sono al liceo e penso che sia il mio modo preferito per viaggiare. Negli ultimi anni ho imparato a memoria la tratta Roma-Milano-Milano-Roma, che impiega esattamente 3 ore. Alcune volte viaggiavo in economica e altre volte prendevo la business perché costava pochissimo di più. Oppure qualche volta erano i clienti a prendermi il treno e mi facevano la grazia di comprare il biglietto in business. C'è però una classe che non ho mai avuto l'onore di provare, forse perché non esiste nessun motivo sensato e razionale per acquistarla, è la classe Executive. Per la tratta Roma-Milano ne esistono due, quella del treno Freccia Rossa 1000 e quella di Italo. Ho fatto questo video per farvele vedere e perché era l'unica scusa sensata per provarle. Il video non è sponsorizzato e vi farò vedere la classe Premium, la classe Business e l'Executive di Trenitalia nel Freccia Rossa 1000 e l'Economica, la Business e l'Executive di Italo. Tra l'altro esistono parecchi altri treni in Italia ovviamente e su Wikipedia li trovate tutti, l'intera lista. È molto interessante, l'ho trovata per caso. Per fare questo video ho sfruttato il fatto che dovevo andare in Sky a Milano per una toccata e fuga e quindi ho colto l'occasione per registrare in treno. Mi hanno preso il biglietto di andata in business sul Frecciarossa 1000, che prima di arrivare a Milano fermava a Bologna, quindi mi è bastato prendere a Mattia Guzman, il mio prode collaboratore, 2 biglietti sullo stesso treno, il primo in premium Roma-Bologna e il secondo in executive Bologna-Milano. I fortunati che comprano un biglietto in executive, tra l'altro, hanno accesso anche alle lounge, che sinceramente non trovo molto utili perché io arrivo in stazione sempre 1 minuto prima della partenza del treno e non ho bisogno di nessun posto per riposare. Ma nel caso ci sia da aspettare molto, si può andare il lounge e mangiare, rilassarsi, c'è internet ed è molto esclusivo e tutto il resto. Per accedere al Freccia Rossa Lounge devi avere un biglietto in executive oppure puoi pagare 20 euro se hai preso un biglietto in Freccia Rossa. Io ho fatto così per l'andata, per provare anche la lounge. Sono partito da Roma Termini, ma non vi posso far vedere la lounge perché la giornata di riprese è iniziata in maniera demotivante. Ho iniziato a fare qualche clip per la lounge e poi la polizia, 3 poliziotti mi hanno fermato dicendomi che non si poteva registrare o quantomeno non si poteva pubblicare da nessuna parte. Hanno accennato a qualche legge antiterrorismo per la quale non si può registrare stazione, mi sono fidato, anche se in realtà sono veramente 4 clip che ho fatto con il telefono al pari di qualsiasi altra storia di Instagram che ha fatto chiunque altro. Vabbè, era carina, nulla di eccezionale. Attenzione. Appena entrati in treno, Mattia si è seduto al suo posto nel vagone della Premium, che è identica all'economica, tranne per il fatto che il colore dei sedili è marrone ed è in pelle, e per il fatto che arrivano gli stessi snacchini della Business e anche il quotidiano. Come prima cosa arriva una busta con dell'acqua, una mascherina, delle salviette e dei guanti. Questo video è ancora in periodo Covid, infatti treni come questo ancora hanno il distanziamento sociale e possono occupare solamente la metà dei posti. E infatti penso che i prezzi dei biglietti siano più alti. Coca-Cola, grazie. Salato, mi prego. E salato, grazie mille. In contemporanea io ero in business. Allora, un bicchiere, dei fazzoletti, una mascherina e delle salviettine disinfettanti. Ah, dei guanti? È vero, ci sono anche dei guanti. Ci sono anche dei guanti, c'è tutto. E un'acqua naturale. Ho cambiato posto perché mi ero dimenticato che avevo cambiato posto. Adesso sono in carrozza 2. Al momento, tra l'altro, non possono essere occupati tutti i posti di questo treno, ma solamente un posto su 2. Quindi questo posto che ho accanto non può essere occupato per via delle misure anti-Covid che fanno lievitare anche il prezzo dei biglietti. È arrivato uno snack, ho scelto quello dolce perché sono gli stessi identici che stavano nella lounge e quindi ho già mangiato quello salato in lounge. Buono, ottavo cielo, non so che roba sia. Proverò a mettere il wifi e a collegare il computer alla corrente. Non riesco a capire come si mettono. Con mio stupore ho fatto l'accesso al wifi senza che mi chiedesse nessun tipo di credenziale. Si è aperto il portale delle frecce e si è attivato internet. Fungeva anche YouTube. Sul portale mi dice su che treno sono, quando arrivo, a che velocità vado, queste cose qua. E ci sono film, altre cose, un sacco di audiolibri. Un po' come in aereo. Però funzionava anche il wifi normale, c'erano 2 wifi diversi, li ho provati entrambi e mi sembravano uguali. Forse il secondo era più veloce perché mi andavano anche i video di YouTube. Ho scoperto poi che in realtà il wifi funge in tutto il treno, non solamente in business. E quindi Mattia sul suo vagone ha provato il wifi e ha fatto lo speed test. Uno era un po' più veloce dell'altro. Alla fermata a Bologna mi sono trasferito in classe Executive. È un vagone con soli 10 posti, molto larghi, con delle poltrone gigantesche reclinabili. C'è anche una piccola saletta per le riunioni.
Io non ho filmato quanto volevo perché ero in soggezione. Ero l'unico nel vagone e c'era una signora a disposizione solo per me. Ogni volta che mi giravo mi chiedeva se ci fosse qualcosa di cui avevo bisogno. Mi ha portato il menù, dal quale ho scelto solo una crostata al cioccolato e caramello. Era molto buona. Infine sono arrivato a Milano prima di poter fare altre clip. A Milano dovevo fare solo una piccola intervista in un programma che si chiama Ogni Mattina. Sono io, Ascani. Eccomi. Sì. Grazie mille. Era da tantissimo tempo che non mi facevo un bagno in vasca nella mia vita. Mi sono fatto un bagno in vasca, fichissimo, lunghissimo. Mi sono bollito, mi sono levato i baffi e mi sono fatto uscire il sangue. Guarda, in realtà non i miei coetanei, nel senso non in particolare loro, un po' tutte le persone che non erano magari troppo piccole o troppo anziane erano quelle responsabili di quello che stava succedendo. Il ritorno l'ho preso con Italo, purtroppo la lounge era chiusa. Ragazzi, la lounge di Italo è chiusa, non so per quale motivo, stavo cercando di entrare e un altro poliziotto mi ha detto niente, è chiusa per via del Covid, vabbè. Il mio è quel treno là, binario 9. Questa volta ho preso la prima tratta Milano-Reggio Emilia in Executive Club e sullo stesso treno Reggio Emilia-Milano in Business. Mattia anche in Business per tutta la tratta perché erano finiti i posti in economica. Anche su Italo c'era il wifi, ma Mattia ha fatto uno speed test ed era un po' più lento e infatti non andava molto bene. Io nel frattempo ero un executive che è divisa in due, una parte aperta con dei sedili più piccoli e meno distanziati rispetto all'executive di Trenitalia e la parte club che costa molto di più ed è chiusa in un salottino ed è veramente veramente esclusiva, ti sembra di stare in un jet privato. I sedili come sempre sono reclinabili, gli snack sono gli stessi della business, non c'è un menù a parte e questo è quanto ragazzi. Come di conclusioni. Le executive sono bellissime. Quella del Frecciarossa 1000 sembrava più esclusiva per via del servizio, del cibo, anche i sedili e il vagone erano esteticamente più belli. Però l'executive club di Italo ti permette di stare in un salotto separato e sembra veramente di stare in una limousine, insomma, qualcosa di veramente molto privato. Entrambe, secondo me, sono delle spese quasi inutili per chiunque, perché riesco a comprendere il senso della business della prima classe in aereo, perché i viaggi in aereo sono scomodi, quindi è comodo avere una lounge per riposarsi, perché tanto comunque si aspetta, è comodo avere una business perché è molto scomoda l'economy in molti viaggi in aereo, però in treno anche l'economica mi sembra molto comoda e non c'è bisogno di nessuna lounge per aspettare il treno. Per la maggior parte dei viaggi trovo sufficiente l'economica e al massimo la business se si vuole un po' più di silenzio, gli snackini e un filo in più di spazio, ma generalmente i posti in business in treno costano sempre 10 euro poco più rispetto all'economica. Non riesco a pensare a qualche motivo sensato per comprare l'executive se non per il fatto di provarla, perché è molto bella, per sentirsi coccolati più del solito se ne sente il bisogno, per fare colpo su qualche cliente o qualche persona, direi basta. Va bene, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo con il prossimo video, ciao!